Eccoci qua, come ogni viaggio che si rispetti, a un certo punto arriva anche questo momento. Momento lavatrice. Siamo a Madrid, appena arrivati alla stazione. Come sapete, se avete visto i nostri passati video, siamo partiti un po' da lontano, da Praga, poi siamo scesi, passando per Madrid, ma soltanto una notte, in Andalusia, siamo stati a Granada, a Malaga, siamo stati a Malaga e abbiamo deciso di ritornare. In realtà, perché abbiamo deciso di ritornare a Madrid? Per colpa tua. Perché? Beh, colpa mia. Eravamo a Malaga e abbiamo detto, vabbè, ci abbiamo andato qua, sono stati 3-4 giorni, tutto molto bello, adesso spostiamoci. E come al solito la nostra fissa portoghese ci ha mangiato un po' il cervello e abbiamo detto, vabbè, andiamo in Portogallo. Abbiamo visto degli autobus per Lisbona, sembrava tutto fatto, quando abbiamo detto, vabbè, chiamiamo Eurolines. Chiediamo se possiamo portare le chitarre con noi, la risposta è stata col cazzo, esattamente, perché sono francesi, quindi ci hanno risposto dal call center imperativo categorico no, meno moi je dis messi e sono di no. E allora abbiamo ripiegato su un comodo autobus notturno per Madrid. Abbiamo rimediato cambiando totalmente i nostri piani, quasi, l'idea di base più o meno rimane, adesso questo lo crede lui, faremo una giornata qui nella capitale spagnola, dopodiché stasera si vedrà, probabilmente ripartiremo alla volta di... Allora, c'è un'ipotesi in cui andiamo a Lisbona in realtà con un biglietto che abbiamo già preso di un Flixbus che parte stasera, però vabbè, è intercambiabile molto facilmente. E se no c'è anche un'opzione che mi solletica molto, che è quella di Bilbao. Staremo a vedere. Sicuramente di qui a qualche ora, fatte le lavatrici, riorganizzato il tutto, trovato del wifi, fatte i CD di Frank, mille cose da fare. Tardo pomeriggio suoneremo qua a Madrid e cercheremo di farci cacciare dagli sbirri. Ci riusciremo senz'altro. E poi alle 20 un ottimo match di Coppa del Mondo Spagna-Portogallo si infrappone fra noi e il nostro lavoro, quindi probabilmente andremo di cerveza e football. Anche perché alternative non ce ne stanno, quindi... Siamo qua nelle calles madrilegne, come potete vedere dietro di noi questa intricata serie di vicoletti molto carini. Ci stiamo dirigendo verso il centro storico dove cercheremo degli spot, o meglio troveremo degli spot, dato che più o meno qualcosa si sa, e vediamo dove piazzarci a suonare, dove può essere. Esatto, vediamo dove suonare, vediamo dove farci cacciare dagli sbirri. Quel che è che finalmente stiamo andando a despugnare anche la capitale spagnola. Bene, adesso cerchiamo di conquistare la capitale, ok? Sì, claro. Principale, una delle vie principali di Madrid. Sto girando da circa 2 ore per cercare uno spot. Mi sono piazzato in una classica via commerciale, 4 canzoni, 0 euro, ho mollato e sono tornato indietro. Poi sono stato cacciato dalla polizia perché ero in una piazza molto grande, ma pare che lì debba passare l'ambulanza, quindi continuo a cercare e non dispero, ma la vedo tosta. Il sangue re del benessere. No, todo va bien, está todo en las reglas, todo el mundo, yo estoy haciendo mi trabajo, el señor está haciendo su trabajo, entonces todo va bien, ¿okay? ¡Siga tocando!
Entonces, estamos aquí con nuestro amigo Raúl. En Madrid. Hola, buenas noches. Estoy aquí en mi barrio, en Madrid. Ya acabamos de comer. De comer un chorizo, una salsicha argentina que está exquisita. Bueno, la verdad es que es el sitio donde mejor dan aquí la salchicha en el centro. Pero nadie lo sabe cuál es. Pero sí, nos invitó a tomar cervecitas y comer chorizo y un encuentro muy especial, especialmente después de la policía que me votó. Querían intimidarles y la verdad es que ellos se mostraron con una clase que ni siquiera la policía pudo intimidarles. La verdad. Esa es la verdad. La educación siempre gana, yo creo. Y la poesía. Y la poesía también. Allora, abbiamo svoltato, la serata si è totalmente ribaltata rispetto a quelli che erano i pronostici della giornata. Io personalmente alle 9:30 ero seduto lì, con la testa tra le mani, non sapendo che cazzo ne sarebbe stato di me. Dopodiché mi sono infognato in uno spot, tra virgolette, in una strada secondaria, e grazie anche al fatto che un vicino è sceso mi ha praticamente fatto violenza, perché mi ha tenuto la chitarra mentre cantavo e dopo ha iniziato a spintonare. Tenuto per i capelli mentre... No, non mi ha tenuto per i capelli. Mi ha iniziato a spintonare, perché lo stavo disturbando. Si è un po' fermata un po' più di gente, poi è stato tutto molto divertente. La polizia, chiamata dal signore che mi faceva violenza, mi ha cacciato quasi senza ragione, però gliel'ho lasciato fare perché... Comunque, perché la ragione ce l'hanno fondamentalmente. Loro sono gli sbirri e noi no. Comunque, come avete potuto notare dal video, sono stato educato e ho anche incitato la folla al rispetto dell'autorità. Io invece ero un po' nascosto perché non era proprio legalissimo stare in quella via lì, però un piccolo escamotage mi ha permesso di suonare lì un paio d'ore. Polizia è arrivata anche da me, hanno provato a mandarmi via, non ce l'hanno fatta. Probabilmente questo potrebbe essere il nostro ultimo video da Madrid, perché domani ci sveglieremo prestissimo. Sì, prenderemo un BlaBlaCar e andremo, cosa che non si fa da una vita tra l'altro. Andremo nella bella Bilbao, eh? La Rocky Bilbao.